Buonasera, Buonasera a tutti Marco, e benvenuti, benvenuti a questo quinto appuntamento, appuntamento della Rassegna, della Rassegna Generazioni. generazioni. E la rassegna Generazione, organizzata dalle cooperative Young Inside ed Inside, è sostenuta dalle province autonome di Trento, di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige. Siamo molto contenti di essere qui in questo posto, alla BUKIC, che è una dei nostri partner nell'organizzazione di questo evento, insieme alla Libreria Due Punti, a Trento Giovani e al tavolo Trento Generazioni Consapevoli, con il patrocinio del comune di Trento. I nostri eventi, infatti, sono degli eventi che sono sempre co-costruiti con il territorio. E in questo caso particolare abbiamo voluto concentrarci sulla letteratura e abbiamo qui ospite con noi la scrittrice Teresa Ciabatti e un altro scrittore, eh, Matteo Bibianchi, che eh, tra poco insomma, saranno i protagonisti del nostro eh, evento dal titolo Sfumature e Ambiguità del Quotidiano e la rassegna di quest'anno si intitola nuove dimensioni perché per noi significa appunto ritornare tra la gente, ritornare tra le persone, ritornare a progettare appunto a lavorare con i territori dopo questo periodo insomma difficile che abbiamo vissuto tutti quanti e eh, nell'idea delle nuove dimensioni c'è anche un'idea di ripensare insieme quale futuro vogliamo costruire appunto insieme. E prima abbiamo avuto un bellissimo appuntamento qui eh, di vernice di una piccola mostra che è risultato di un progetto dei giovani del tavolo Trento, Generazioni Consapevoli e di Trento Giovani. E che poi vi invito appunto anche a vedere: dal titolo Oltrepassare, oltrepassare le mura, siamo libere, siamo liberi. E appunto adesso invece questo, questo appuntamento con Teresa Ciabatti e Matteo Bibianchi. Teresa Ciabatti ha scritto numerosi libri, Torna da me, I giorni felici, Il mio paradiso perduto. Eh, Paradiso e Deserto, Tutti i Santi, la più amata che è stata come libro finalista del Premio Strega 2017 e Matrigna. Collabora con il Corriere della Sera e uscirà a breve, eh, insomma con il nuovo anno, il romanzo Sembrava Bellezza. Eh, Teresa Ciabatti investiga da anni le contraddizioni dell'identità e dei rapporti familiari ed è interessante il suo punto di vista che ha anche eh, sul mondo giovanile e sui giovani scrittori. Quindi oggi andremo ad indagare, grazie anche alla moderazione di Matteo Vibianchi, che a sua volta appunto è scrittore e autore TV, eh, quali insomma sono queste specificità della scrittura di Ciabatti. Io lascerei la parola ai nostri protagonisti e eh, ricordo che qui con noi questa sera abbiamo. Andrea Uberosler che eh, farà un live painting in diretta appunto della serata di questa sera. Grazie a tutti, vi hanno lasciato dei bigliettini per le domande, poi noi passeremo a raccoglierle e poi le porremo ai nostri protagonisti stasera. Grazie. Buonasera, allora comincerei parlando un po', prendendo un po' ispirazione dai libri di Teresa per poi in realtà fare un discorso un po' più ampio anche in relazione al titolo di questo incontro che è Sfumature e ambiguità del, del quotidiano che può voler dire molte cose e, però partirei da, da un aspetto appunto che riguarda la letteratura di Teresa cioè se noi guardiamo i suoi libri diciamo principali I giorni felici raccontava la storia di una ragazzina che era una bambina prodigio che diventava una star, della, che voleva diventare una star della TV italiana e che, in fondo, aveva una voglia di emergere e di raggiungere questi, questi obiettivi che sembravano proprio tipici in realtà di una persona adulta. Eh, Il mio paradiso deserto è la storia di una ragazza eh, 22 anni obesa che non esce di casa, che, mm, che ha un rapporto molto complesso con, eh, con suo padre, eh, eh, che quando era piccola adorava, ma poi crescendo c'è cioè una grossa frattura eh, fra di loro. La più amata eh, è una storia con una forte componente autobiografica. Eh, eh, parla del, ehm, eh, del rapporto che si, si, che si sgretola in qualche modo tra, soprattutto tra l'immagine che una ragazza ha del proprio padre e poi la realtà che crescendo ehm, si trova a scoprire e l'ultimo romanzo matrigna è un romanzo di fiction che però è la storia di una eh, ragazza che cioè di una famiglia che subisce un, un trauma. Perché il, il fratello di questa, di questa protagonista viene rapito e mai più trovato, e quindi eh, con, deve convivere con questa ferita. Mi verrebbe da, da cominciare, proprio da questo: che tu parti per le tue narrazioni sempre da figure di adolescenti in un modo o nell'altro e, e come se questo aspetto diciamo, della vita sia per te un aspetto fondamentale per, ehm, appunto per, che influenza completamente la personalità di, dei tuoi protagonisti e che quello che accade a loro in questo periodo della vita poi li segnerà in un modo o nell'altro per sempre. È così. Sì, assolutamente. L'infanzia, l'adolescenza. Eh, parlo sempre di personaggi che, 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 che credono che poi, insomma, il segno, la traccia di tutto, la causa di tutto sia là. E poi in realtà è, è, è un'illusione. Appunto. Eh, Vabbè, dietro c'è una conferenza dietro di noi, ma no? va bene. E, e dunque, scusate, sto perdendo il filo. E, allora. <ride> scusate, che voi non li sentite. Ma è, <ride> va bene. Va bene. No, ma magari se si possa un po' spostare, perché sento proprio tutte le argomentazioni. Eh. E, poi mi sa che stanno litigando, oltretutto, Vabbè, comunque, detto... Quindi vorrei anche mettere pace. Eh. E, allora, per cui anche, diciamo, stavo dicendo, il mio libro in teoria autobiografico, poi non esiste l'autofiction, perché è tutto un misto di, secondo me di non di bruciarmi fan... non bruciarmi gli argomenti Vabbè, successivi ok non brucio e, e anche lì eh, diciamo la, la, la protagonista del romanzo sono io o, o quanto sia io non ha importanza comunque si chiama teresa ciabatti è il personaggio più odioso del libro è insopportabile infatti io è, è, Ah no, pensavo fosse una domanda, no è sempre lui, e allora, e dunque, no è il personaggio più odioso, infatti quando è uscito il libro io poi ho smesso di guardare, mi arrivavano degli insulti, anche commenti al romanzo, proprio rivolti a me, alla mia persona, però giustamente me ne ero a cercare, non calcolando bene eh, eh, quella carica di violenza che poteva tornare indietro, infatti insomma eh, c'ero rimasta male, <ride> ero pure un po' spaesata. Però poi alla fine avevano ragione quei lettori lì: avevano ragione a arrabbiarsi con, eh, e a disprezzare quel personaggio, perché poi non era casuale che io avessi fatto, avessi reso me stessa. Ehm, la peggiore, eh, poi è, facile, eh, cioè è più facile eh, raccontarsi eh, in meglio, raccontarsi come delle persone straordinarie, delle madri incredibili, cioè con l'idealizzazione, quindi come proiezione di sé, e più faticoso invece è, è raccontarsi proprio nel, nella miseria. Eh, ripeto, non ha importanza o comunque <ride> ha più importanza per i miei familiari quanto io corrisponda o no a quella misera persona, eh, però in teoria per il lettore non, non, non dovrebbe essere importante, conta che io mi faccio carico di ehm, appunto de, 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 de de, de dell'essere piccola, cioè un, 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 una donna piccola, dai desideri, insomma, anche scorretta. Ecco, eh, perché credo che oggi sia più potente come denuncia non dire io mi metto dalla parte del bene e lì sta il male, allora quelli eh, che hanno fatto, no, invece farsene carico secondo me è molto più forte e anche un gesto di eh, grande responsabilità. E grande responsabilità che all'inizio di questo libro, la più amata, io non faccio perché dico, la voce narrante è adulta, e io dico. Se io sono questa adulta così manchevole, questa madre eh, eh, difettosa, eh, sicuramente perché è sicuramente per colpa dei miei genitori che sono morti e quindi me la prendo come morti, ma è facilissimo. E, e, e poi via via nel, nel libro, quest, questa me, questa voce narrante, si rende conto invece che. che eh, per quanto che, che, che dipende molto da... cioè si prende appunto la responsabilità personale di chi è, la sua identità è molto frutto di, di, di se stessa, cioè è, 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 è il risultato di nostre scelte, di nostre... Insomma, no, no, io, non, comunque, in questo libro non c'è la vittima, e la vittima di certo non è questa protagonista, non è vittima dei genitori: i genitori, il padre è tremendo, ma lei è peggio del padre. Ecco. E quindi io ci tenevo a fare questa rappresentazione che mi coinvolgesse direttamente di, una, di un mondo così ingiusto, scorretto, anche cattivo. Piano di ombre. Non mi ricordo la domanda, ovviamente. Hai, hai risposto, <ride> hai risposto. No, però mi, mi interessa appunto que, questo fatto eh, che tu hai cominciato a, a illustrare. Cioè, nel libro la protagonista si chiama Teresa Ciabatti. Ma non è Teresa Ciabatti. E, eh, la tua è una storia autobiografica, ma non è autobiografia nel senso zero a zero, cioè non è che quello che racconti è quello che ti è successo. E secondo me questo è un concetto che per il lettore medio standard è un concetto difficile da elaborare: cioè, perché non stai raccontando la verità? Oppure quella che racconti è la verità, che tipo di verità è quella che stai raccontando se. Si chiama Teresa Ciabatti, è nata a Orbetello, eh, ha i genitori con il nome dei tuoi genitori, eccetera, eccetera. Eh, come fai a dire che non sei tu o che non è esattamente quello che sei tu? Cioè ehm, E questo, soprattutto il lettore deve capirlo questo o non lo deve capire? Allora, eh, il lettore no, non lo deve capire. <ride> non lo deve capire perché non, non, non deve essere interessato a questo, a quanto c'è di vero. E diciamo, eh, secondo me lo scrittore quello che fa lo scrittore sempre è, è un, un, sia che lo dichiari o no, è questa rielaborazione, questa manipolazione della realtà. Allora, per dire, io ho un fratello gemello eh, e veramente eh, fino a nove anni abbiamo addirittura condiviso la stessa stanza. Quindi ma, andavamo in classe insieme, a scuola insieme, in un paesino, quindi cioè, abbiamo fatto tutto uguale, ecco non c'è un ricordo di infanzia nostro che coincida, e, è come se noi avessimo avuto un'infanzia completamente diversa e, e questo che significa? Significa che ognuno... Ha eh, eh, una rielaborazione personale che è anche una, una specie di, di necessità di sopravvivenza, cioè poi ci, ci raccontiamo e ci risistemiamo eh, come ci fa più comodo. E <ride> eh, eh, comodo non significa che sia il modo che, che, che ci fa meno soffrire. Comodo può essere anche eh, ricordare. Eh, un grande dolore, un grande trauma, perché quello che, eh, di cui abbiamo bisogno è metterci al centro, essere protagonisti. Quindi dipende dal carattere e in base al carattere uno si racconta eh, la realtà, il passato, l'infanzia, l'adolescenza, tutto se lo racconta e se lo risistema in un altro modo. Quindi, quante volte nelle storie d'amore quando uno... Si va a confrontare eh, eh, con l'altra persona, eh, eh, ti rendi conto che, 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 che a, a avete vissuto no? due storie completamente diverse. Ma perché è sempre così? Quindi la realtà è interpretazione, un'interpretazione personale, ripeto, secondo me addirittura manipolazione. E lo scrittore fa questo. Allora io, per esempio, a me, siccome ho raccontato questa storia di famiglia mischiando con tantissimi elementi di fantasia perché ovviamente i miei genitori sono morti, fatte che non l'avrei mai potuto fare se fossero stati vivi, ma, quindi il mio è un grande atto di viltà perché qualcuno mi dice che coraggio, no? col cavolo perché non, non sono morti, nessuno mi dice niente, e, però eh, i vivi, quelli che ci sono ancora nel paese soprattutto, eh, si sono molto arrabbiati perché... Ma, Vedevo poi il manoscritto, eh, cioè, tu non hai raccontato la verità. Ma eh, Infatti, io non posso, per esempio, più tornare a Orbetello perché mi odiano. Ora, per carità di Dio, non è che non posso mettere piede a New York, però eh, ci rinuncio, ci rinuncio a questo punto ci rinuncio. Eh, però eh, è molto eh, è interessante la reazione di un paese che si è sentito offeso da come io ho raccontato mio padre perché per loro, che era un santo, non, non, ho, raccont non ho raccontato la verità. Ora, poi. Anche qui, insomma, è un lungo, si sarebbe da fare un lungo discorso. Che, 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 che io semplicemente penso di aver raccontato sì, la verità, la finzione, aver messo dentro tanto desiderio tanto anche desiderio di resa di co dei conti, vendetta, rivendicazione, perché attraverso la scrittura si può fare questo, è una libertà meravigliosa, una liberazione meravigliosa, quindi cioè, non è che uno può venire lì a dire eh, eh, però <ride> non è vero. E, e poi soprattutto la, la, la possibilità di, eh, che, che per me è un atto d'amore, di raccontare le persone... Con tutte le loro ombre. Io lo faccio prima di tutto raccontando me con tutte le mie ombre e, 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 lo, e, e, e quindi, perché non dovrei farlo o, o con i miei genitori o con, o con le persone che mi stanno intorno entro un limite perché poi, insomma, c'è cioè, eh, l'intimità del prossimo. Eh, infatti, io in genere fingo, comunque, metto sempre, eh, infierisco molto su me stessa. Meno sugli altri, a meno che non siano morti. <ride> Ma ehm, vengono in mente varie cose da chiederti, però ehm, voglio tornare a, ehm, a un episodio che è successo tempo fa, che io avevo trovato esilarante. Eh, questo rapporto, Porto questa manipolazione della realtà che è una manipolazione appunto letteraria, ehm, non la fai solo o non l'hai fatta solo attraverso i libri, ma l'hai fatta per esempio anche attraverso i social. C'è stato un momento che, è, secondo me, da un punto di vista letterario, molto interessante, ma, ma non rimarrà eh, come dire, non ne rimarrà traccia. A un certo periodo, tu sul tuo profilo Facebook hai cominciato a, a parlare della tua donna di servizio. Aspetta, aspetta, aspetta. Tata, tata. Ta, la, tata, la, sì, tata, la Tata. La Tata, sì, la Tata, la tua figlia, Svetlana. E, in realtà tu hai proprio creato una specie di epopea su Svetlana. Cioè, quasi ogni giorno su Facebook tu raccontavi delle cose a Svetlana e tu mettevi in scena un rapporto che era un rapporto chiaramente parodistico, cioè da signora padrona nei confronti della tata schiava addirittura a un certo punto tu dici che, la, che intanto che la costringevi a non uscire mai e a non avere il giorno di libertà non poteva vedere il suo fidanzato eccetera a un certo punto dici che la facevi dormire rinchiusa in uno sgabuzzino e a questo punto ti ha contattato l'ente di protezione delle tate non so cosa per denunciarti io ho trovato esilarante questo fatto qua che non abbiano capito che fosse uno sì. scherzo No, perché era. Lo scrivevo su, su. Io, Donna, lo scrivevo, eh? E era totalmente finzione, perché poi, nella realtà, eh, esiste questa tata di cui noi siamo totalmente schiavi. Mm -hmm. Ma non importa. Infa, cioè, che a me, per esempio, appunto, stamattina sono partita. No, ieri sera mi ha detto tu ora ti devi mangiare tutto quello che c'è nel freezer perché io domani devo scongelare dico Svetlana ma come faccio io che c'era mamma <ride> mi ha ingozzare dice io non posso perdere tempo perché non posso aspettare tre giorni per scongelare insomma tutto quello che dice lei eh, succede ma delle cose incredibili io non oso protestare e mi, mi, mi riprende continuamente quindi questa poi sarebbe la realtà però io, per esempio, quando, quando sono arrivata sui social eh, ho capito che era per uno scrittore una grande occasione, perché un esercizio, un esercizio di fantasia, un esercizio di racconto, eh, che però eh, ovviamente io non potevo raccontare la mia giornata, perché la mia giornata è mi sveglio alle sette, porto a scuola mia figlia, porto a scuola mia figlia. E ritorno a casa, sto a casa fino alle sette e mezza, otto, oh, oh, guardo un posto al sole dormo, cioè, questa è la mia giornata. Da sempre, purtroppo. Contate che sono vent'anni che ho un posto al sole, quindi io non, dalla prima puntata mi addormento dopo un posto al sole. Ora ovviamente, cioè, se io dovessi fare un, un romanzo vero sulla mia vita, oppure scrivere anche sui social, quello che faccio io: che veramente non esco di casa. È, è una noia mortale. È, è ovvio che deve per forza intervenire l'invenzione, la fantasia, eh, il paradosso, l'iperbole. E quindi mi sembrava che Facebook potesse dare o i social o comunque potesse. Eh, Potesse essere un'occasione di racconto e lì è cominciato un po' il racconto di questo personaggio di Teresa Ciappati che poi è arrivato alla più amata e che è, ripeto, un personaggio molto fastidioso e così via. Soltanto era talmente spiazzante, se vogliamo, talmente riuscito il gioco che non, uh, non si capiva, per cui mi ha scritto la, scis, la, la, la cosa per dire perché volevano eh, tutta la documentazione sulla tasa. Eh che era in regola, super in regola e, 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 e usciva continuamente con 800 fidanzati se vogliamo dirlo ecco, chi stava a casa ero io perché è lei che mi lasciava la bambina a me per uscire con i fidanzati quindi questa, vabbè eh, però eh, anche è eh, interessante vedere come di nuovo eh, eh, uno eh, si sia creato questo cortocircuito che poi è esploso nel romanzo, e, e, e nel romanzo la piamata quando mi hanno la mia casa editrice mi ha candidata all'Ostrega, Strega. A un certo punto, e ripeto, io, la mia vita è questa, cioè non proprio, ma io manco. Mi sposto appunto l'estate quando potevo, ora non ci posso più andare, andavo a Robetello, l'unico mio viaggio che facevo ora invece vado in campagna perché mio marito c'ha una casa in campagna, ecco questo è l'unico mio viaggio, cioè la vita più piatta e noiosa che ci sia. Quindi eh, durante lo strega eh, a un certo punto girava sotto banco questa petizione dove dicevano sì, eh, perché io ero... Una, cioè ero la, partivo come la favorita e poi ho perso, <ride> però vorrei dire una cosa rispetto a questo. E, mh, però eh, e quindi beh, beh, giravo una petizione dove dicevano: Va bene premiare una donna, ma non questo tipo di donna, quel, perché lei è un modello negativo di donna ora, io cioè a parte nemmeno un modello niente, sono nulla però eh, mi faceva, no all'inizio mi ha turbato, poi dopo in effetti, cioè se uno va a vedere eh, la mia vita eh, posso essere un modello così di, di appunto passivo <ride> però non eh, era tutto basato sul libro, cioè il, la donna del libro che era un'invenzione e quindi Ripeto, io volevo fare, nasceva come un esperimento, però i miei libri precedenti erano letti dalle mie amiche, dovevo, non esisteva un pubblico, non è che io scrivendo la più amata mi sono detta chissà come può reagire un pubblico, non ce l'avevo un pubblico e, e quindi ho scritto liberamente perché volevo fare questo esperimento di... Mischiare realtà e finzione dove alternando diciamo le proporzioni. E, e poi c'è stata questa, questa reazione molto violenta che mi ha spaventata e che però non avevo messo in conto, ma me la sono meritata perché poi a distanza di tempo andando ad analizzare era esattamente quella. La reazione che prevedeva quel tipo di libro, perché i, i, quel tipo di libro eh, ha in sé, cioè eh, prevede quel ritorno di violenza, perché, comunque, dà violenza, è, 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 una, è un atto di grande eh, aggressività. Eh, quindi, però ho, poi ci ho messo tantissimo a capirlo. Perché in effetti io nella vita reale sono paurosissima, sono, diciamo, mi spaventa pure veramente la mia ombra. E, mh, ho messo un po' di tempo a, a, a riprendermi da, 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 così, da questi attacchi. Perché veramente erano attacchi personali. E adesso come reagisci? Cioè, la, la tua scrittura come è stata influenzata? Da questa reazione anche violenta, diciamo, del pubblico? Ma eh, eh, subito dopo ho scritto un romanzo di fiction, appunto, e que quella è stata un po' la reazione sulla paura. Eh, quindi ho raccontato una cosa che non era in prima persona, lontano da me. Anche un romanzo, un libro, sì, un romanzo breve, però in qualche modo educato nei limiti di quanto io possa essere educata, mentre invece quello di prima era sguagliato, era scorrettissimo. Proprio perché eh, era sull'onda di, 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 di quello spavento lì, diciamo che non volevo più quell'aggressività. E poi invece col tempo ho capito, ci ho messo quattro anni a capire che eh, quella è. Cioè, i romanzi: è un bene se i romanzi eh, provocano eh, quelle reazioni. Significa che hanno, hanno smosso qualcosa. E, e quindi sono tornata, ho recuperato quella, quel modo sguagliato, aggressivo, maleducato, insomma, tutto. <ride> e, sì, con, mi auguro, una maturità diversa, intanto sono passati quattro anni, quindi in mezzo c'è stata un po' di vita, anche se sempre a letto davanti a un posto al sole, però è andata avanti un posto al sole, quindi anch'io sarò andata avanti in qualche modo e, e questo si vedrà nel romanzo successivo, nel prossimo. Allora, eh, non so se questa eh, esperienza è capitata anche a te probabilmente sì ehm, io facendo corsi di scrittura avendo a che fare con esordienti eccetera eccetera, ogni tanto mi succede che magari mi leggano un, mi sottopongano un racconto che io trovo terribile per vari motivi e, eh, e contesto proprio anche la, la storia che stanno raccontando e a volte la loro risposta è eh, invece è andata veramente così, è una storia vera ed è successa veramente così e la mia risposta è chi se ne frega se è andata veramente così, perché nella lettera quando io leggo un libro, intanto eh, se leggo un libro di un cinese non conosco l'autore non so se è vero o non è vero quello che mi sta raccontando ma quello che deve essere deve funzionare quel libro per me come lettore e non importa se nella tua vita è andata così o meno cioè il lavoro che deve fare il lettore e cioè già lo scrittore è un lavoro per il lettore è un lavoro di però questo concetto in genere soprattutto appunto gli studenti di scrittura così rimangono sbalorditi quando gli dico che non me ne frega niente la verità loro rimangono sbalorditi perché considerano la verità una sorta di valore sacro, no? che tu, tu invece ti azzardi a tradire. Ecco, voglio sapere per te qual è il limite di questo, cioè se è un tradimento. Qual è il limite del tradimento e come ti rapporti in quanto scrittrice di fronte front, tu, come scrittrice, o come diresti a appunto, uno scrittore che si, si trova ad affrontare questo. E poi ho un'altra domanda legata. Ma. No, il tradimento è fondamentale. È, 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 diciamo, perché la verità non è un valore, quindi, eh, secondo me, il vero scrittore deve tradire sempre. Se non tradisce, eh, è un'altra cosa. Eh, quindi, no, eh, dopodiché, io, io temo che questa ricerca, questa ossessione della verità, cioè della verità come valore. Derivi anche un pochino dalla televisione e qui io non voglio criticare la televisione perché io sono amante della televisione, proprio della televisione più trash: passo le ore davanti, davanti alla televisione. E eh, diciamo la, la studio anche perché ne scrivo anche sul Corriere della Sera, eh, e, e, mh, e quando nei reality no? uh, dicono appunto tu devi essere te stesso, devi essere vero, cioè anche lì, e, e secondo me deriva da quello che negli anni, eh, proprio perché eh, la critica era che non ci fossero qualità quindi la qualità diventava la verità in mancanza di altro e, e però anche quello, anche quello è fasullo no? perché uno eh, eh, anche in televisione si mette in scena si mette in scena nella vita è come, vale come nel, nel racconto no? nel racconto di sé è una rappresentazione quindi nessuno può essere vero, sì te stesso che significa niente perché uno è, è il risultato del racconto che si è fatto di se stesso eh, e, e credo che, che ci sia un'interferenza eh, con la televisione eh. forse anche eh, col tipo di società ehm, eh. Diciamo della comunicazione di oggi, cioè, se tu pensi l'intero fenomeno degli influencer di Instagram è una rappresentazione continua, cioè tu vedi la loro vita e non puoi pensare che quella sia la loro vita, oppure sei completamente un idiota se pensi che quella sia veramente la loro vita. Però è cioè, loro di lavoro fingono e si rappresentano. Sì, ma anche un racconto fatto benissimo. Eh sì. Perché io, per esempio, mi sono appassionata tantissimo, ne ho anche scritto mi eh, sono appassionata al figlio di Chiara Ferragni che è meraviglioso e, oltre al fatto che in effetti loro ci passano veramente tantissimo tempo io tutto questo tempo con mia figlia non ce lo passiamo stanno sempre insieme quindi è una buona madre di fatto è una buona madre se tu calcoli il tempo stanno lì ridono si divertono questo bambino è felicissimo se io penso a mia figlia ora dieci anni non lo so se sarà così felice e, no, e quello è un altro racconto. È un'altra eh, modalità di racconto fatto benissimo. Eh, cioè, il, è seguito da milioni di persone, c'è qualcosa di ipnotico, e, e, e soprattutto eh, la cosa interessante è, è che c'è un'evoluzione. Eh, mentre poi ogni tanto sono andata a vedere altri profili di altre e, e sono, sono invece molto statiche perché si fanno sempre vedere il costume, la bellezza, non succede niente. Mentre invece. La Ferragni ha, ha, ha creato proprio un racconto, cioè e, e, e si è fidanzata, si è sposata, ha avuto il figlio, cioè proprio è veramente una serie televisiva, c'è cioè una progressione, ecco. E, e, e lei ha capito subito che serviva una progressione, che serviva narrazione e, e, e la gente guarda, eh, guarda questa cosa qui, non è vero che la gente guarda il vuoto perché è un racconto. Un'altra cosa invece legata al discorso che facevo prima dei, dei, degli studenti di scrittura, ogni tanto c'è qualcuno che mi chiede, io voglio raccontare un'esperienza reale, magari anche drammatica, però ho paura di offendere la mia famiglia, i miei genitori, i miei fratelli, i miei amici, eccetera. Come devo fare? E la mia risposta è sempre, non c'è una soluzione, cioè è la responsabilità che tu ti stai prendendo. E, e oltretutto, appunto nel momento in cui tu racconti una, una tua esperienza personale, proprio perché la devi trasformare in un racconto, quindi fai un'elaborazione, io a volte dico, se proprio hai paura di questo, ehm, allora inserisci degli, degli elementi che possano metterti se non altro a riparo in modo così generico, cioè invece di ambientarla a Trento, che sei di Trento, la ambienti a Bologna, così non, non, non possono dire che è la tua famiglia, la tua perché l'hai ambientata altrove. Però eh, eh, mi sembra strano che sia io dove glielo dire, come appunto perché loro no, non sembrano in grado di capire che quella loro realtà Può essere raccontata solo in questo modo, capito? Tu cosa pensi di questo? No, non solo penso che, che assolutamente così tutti si offendono e tutti si offenderanno, e, è, è, è normale se uno scrive, ma eh, io anzi cioè, riporto la mia, la mia esperienza di appunto su Corriere della Sera, a me capita di eh, fare delle interviste, però di scegliere io chi intervisto. Mentre mi annoiano da morire non intervisto mai attori, attrici, eh. a me piacciono, mi piacciono delle persone in particolare, non, non definiamo, però per esempio sono molto interessata alle persone ferme immobili nel tempo. Quindi io penso che fra le mie interviste, cioè quelle che mi sono piaciute di più, c'è Cristina D'Avena che è rimasta ferma ai suoi 14 anni. E, e poi un altro personaggio incredibile che è Pinocchio, cioè Andrea Balestri quello che ha fatto Pinocchio eh, nel, in Pinocchio di Comencini e sono due storie eh, incredibili eh, simboliche eh, cioè dentro c'è tanto e Cristina D'Avena per esempio mm, vi dico solo due, due due momenti di questa che ora Cristina D'Avena ha 56 anni però lei è ferma ai suoi 14 e, e, e appunto io gli avevo chiesto qual è il periodo più bello della tua vita 14 anni, comunque il periodo di non so se ve lo ricordate Kismilicia fra l'altro lei lì bleffando perché io sono andata a controllare, né, non aveva per niente 14-16 anni, già ce ne aveva 22. Eh, esatto. <ride> lei ha continuato a fare la sedicenne perché va in onda fino a, poi fanno arriva Cristina eh, fino a 27 anni ha continuato a fare la sedicenne. P per cui c'è stato proprio la televisione, un mondo intorno che in effetti l'ha fermata a 16 anni. Ha ragione lei a dire che, 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 che è ferma lì. E lei dice, questo l'ho trovato meraviglioso, dice, penso, 56 anni, eh, pensa che ancora oggi se io sento dietro di me qualcuno che chiama Alicia mi giro. <ride> questo ovviamente è un personaggio letterario. E, e un altro elemento romanzesco che mi aveva detto che lei, perché lei la sua carriera è iniziata quando aveva 4 anni, che ha vinto lo zecchino d'oro col valse del moscerino. E, e poi non ha più smesso, fra l'altro lei ha un, ha un contratto con quello che era Fininvest, un contratto folle, per cui lei deve cantare i puffi, cioè i puffi li può cantare solo lei fino alla morte, non li può cantare nessun altro. E se voi vedete tutte le... Ci sono le nuove versioni, io l'ho visto con mia figlia, appunto mia figlia guardava i puffi qualche anno fa e erano dei puffi nuovi, sono son, son nuovi, nuovissimi, tridimensionali, ma cambiano, ogni cinque anni fanno una nuova versione dei puffi e c'è una nuova sigla e a me è preso un colpo perché dico ma guarda questa come imita Cristina D'Avena sentendo, <ride> sentendo la voce e invece è proprio lei, lei che ha 50 e passa anni e fino alla fine nessun altro può cantare i puffi e, e infatti, poi hanno fatto anche i puffi al cinema e di nuovo c'era lei che cantava e faceva anche la voce di puffetta. E lei mi ha detto: dice, Per fortuna, Dio mi ha donato questa voce che non è cambiata. E lì però credo che ci siano degli interventi di computer e, 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 e così via, però capite che è un personaggio meraviglioso e personaggio meraviglioso che mi ha affascinato lo stesso che, che ha lo stesso meccanismo mentale, è questo signore che oggi ha 60 anni e fa il netturbino, per tutta la vita ha fatto il netturbino in un paese vicino Pisa e lui è stato uh, Pinocchio di Comencini, lui era quel bambino... Biondo, meraviglioso, eh, appunto dello sceneggiato TV. Poi oggi si è trasformato, ovviamente, cioè 60, però eh, si è trasformato più di quello che uno può immaginare. Cioè, c'è proprio traccia. Di, 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 ora, io non lo volevo offendere quando poi riportavo l'intervista, però non, 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 non c'è niente non ha niente a che vedere con quel bambino c ha, c ha tutta una permanente su, su, eh, sui capelli nerissimi eh, eh, vabbè so, non, non ti aspetti che quel bambino poteva diventare <ride> quella cosa lì va bene però detto questo lui, mm, lui vive ancora Cioè lui ti parla di Pinocchio dell'esperienza mm, di Pinocchio al presente, lui ti dice io, io ancora non ho perdonato Gina Lolo Brigida. Ma dico, scusa. No, lui la chiama la Fatima. E, e racconta. Racc ma questo è registrato? È tutto registrato? Ma dove va? Nel circuito. Ah, vabbè. Sennò Maria cioè, Ti denuncia pure la Lollobrigida No, la denuncia di Pinocchio non ce la faccio E, allora, e, e, e quindi lui um, lo racconta al presente Che lui, la fata turchina che lo trattava male Gira Lollobrigida perché si sentiva una star Quindi a un certo punto lui gli ha tirato un sasso e, e, Tutto un litigio ferocissimo Ma anche stupido Eh e lui a distanza di eh, 50 e passa anni ancora c'ha questo rancore verso la fata turchina <ride> e, eh, e ti parla, te ne parla dice, e poi ti dice, pensa che e, a, a proposito di rappresentazione e di alterazione dice, pensa che a me per strada mi riconoscono ancora che, allora, io vi assicuro che è impossibile <ride> dice che lo fermano e gli dice ma tu sei Pinocchio <ride> ovunque continuamente lo fermano a dirgli, tu sei Pinocchio eh, e questo ovviamente è come lo racconta lui e poi lui fa questa cosa struggente che vabbè ha avuto dei figli cioè, eh, poi insomma c'è una nuova compagna da dieci anni e io ho intervistato anche la compagna che dice io sono stata sempre il mio sogno nella vita era conoscere Pinocchio <ride> quindi capite che <ride> dice che si sono ritrovati su Facebook <ride> però è eh, cioè voglio dire per me eh, sono più interessanti questi personaggi piuttosto che intervistare non so la grande attrice che mi dice che è una buona madre e tutto bello e tutto eh. Cioè, torniamo a Pinocchio, quindi loro si incontrano su Facebook e, e nasce la storia d'amore e cosa decidono di fare insieme e questo è veramente struggente e racconta, racconta tantissimo di tutti noi, di me, di tutti che siamo fermi all'infanzia, loro decidono di mettersi, di cercare il burattino della, dello sceneggiato tv perché su, <ride> a distanza di 50 anni... Perché nello sceneggiato eh, lui faceva il bambino in carne dossa fino che in carne ed ossa, e c'era sto burattino. Dice, io perché quello è mio. Dico, vabbè, eh. quindi si è messa a cercare il burattino. A un certo punto riescono a trovarlo, dall'artista che l'aveva fatto, lo scenografo, vanno nel garage, lo trovano smembrato, dice: per me come è come vedere, quando ho visto il burattino, la testa qui, la, la, la gamba là, è come vedere la mia morte messa in scena, quindi pensate. Ah. E, e cioè, questo glielo rimonta, glielo ricostruisce tutto e, e lo mette in vendita, non glielo regala perché valeva, lo mette in vendita. A un certo punto lui si accorge che è in vendita su ebay, parte la corletta, <ride> Non fa in tempo perché glielo ruba un imprenditore francese. Quindi il trauma, e lui lo va a ricercare in Francia. Cioè, sono dieci anni che lui gira, il, no, gira il mondo perché non è che va, contatta persone, all'inseguimento di questo burattino che è se stesso, che rappresenta, questo lo aggiungo io, che rappresenta la sua infanzia. Allora, questo eh, per dire, che tu dicevi, poi le persone si offendono. Queste sono state le interviste per me meravigliose del cuore, ma in generale tutte le volte che intervisto qualcuno ehm, protestano, le persone protestano, perché si trovano, non si ritrovano, perché ovviamente c'è una, una, anche se tu registri col registratore, cosa che io non faccio assolutamente, eh, però è ovvio che sarà sempre una visione tua. Quindi figuriamoci se eh, non protestano, se si ritrovano dentro un romanzo allora eh, io spero che voi stiate scrivendo delle domande tra l'altro perché a un, certo, a un certo punto passano no, bene a, a ritirarle e eh, volevo dire a proposito di sfumature e ambiguità del reale volevo chiederti se sei mai stata intervistata su una slitta prima mai no. <ride> <ride> Ovviamente okay. <ride> tipo, non, non, non vado in montagna sulla neve, penso da 30 anni, tipo Pinocchio, i miei tempi sono tipo quelli di Pinocchio. No, ehm, in realtà volevo ehm, toccare anche questo argomento che so che è una tua passione eh, che condividiamo perché ne hai parlato appunto molto spesso, è eh, il tipo di rappresentazione che secondo te danno i programmi di real time. Vabbè, ecco un'altra passione. <ride> un'altra passione eh... perché confidiamolo io e Teresa passiamo ora sì, a parlare del dottor Nosaradan sì. però eh, allora, approfondiamo eh, ecco. questi argomenti importanti per la società eh. allora, noi siamo appassionati di vite al limite, allora a me mi dà, una mi dà una soddisfazione incredibile perché sono tutti in generale, mi dà la soddisfazione delle storie degli obesi che non ce la fanno che non dico, perché dico vedi mi sento consolata <ride> e quindi queste storie di fallimento mi, proprio mi prendono, mi danno gioia. Ecco, e, e poi, poi c'è la versione italiana che è quella Obesity Caserta. Non so se l'avete vista, che è, una, che è un capolavoro. È un capolavoro. E, e no, Real Time è, è un po' l'altra faccia di Pinocchio e Cristina D'Avena perché, perché racconta, racconta un'umanità eh, un'umanità che in teoria è patologica e eh, nella realtà non so quanto è patologica perché io tutte le volte mi riconosco e, e, allora c'era per esempio tu, non so se eri appassionato che poi io a un certo punto... Scrivendo sempre di real time, perché è quella la capa di real time mi ha voluto incontrare. <ride> e quindi io gli ho detto: gli dico guarda, io vorrei sapere perché non va più in onda io e la mia ossessione, <ride> che era stupendo. E lei mi ha detto: dice, guarda, sono finiti perché dopo un po' tutti questi casi, cioè eh, l'hanno fatti in America. C'era quella che dormiva col fono acceso, io non so se la. Una cosa incredibile che dice che, che riceveva le lettere da tutto il mondo di quelli che dormivano col phone acceso. Ma <ride> delle, cose, delle cose che tu dici, ma non è possibile, invece sì. <ride> eh, oppure l'altra meravigliosa, l'altro programma meraviglioso, Sepolti in casa, che hanno provato. <ride> Ora stanno provando a, a, a farlo in Italia, infatti c'è il casting, eh, passa sotto. Eh. E, e io sì, sono una grande appassionata e penso che siano, ci, ci rappresentino molto più di. in teoria loro vogliono fare la galleria di mostri, eh, in realtà è veramente un rispecchiamento profondo, secondo me, perché uno si ritrova molto più di quello che, che immagino oppure c'è. C'è cioè, questo programma diabolico che ha 90 giorni per innamorarsi io non so se, se, se lo vedete è un capolavoro totale di, di gente che, che si capisce si incontrano su, su internet ragazze da, da o ragazzi africani con americane oppure ragazze da, da India, Filippine eh. ma tutta gente che è chiaramente interessata alla green card e <ride> Quindi, tutti i giovanissimi che acchiappano queste donne di 60-70 anni oppure le ragazze fotomodelle che acchiappano questi di 60-70 anni, e sono delle cose struggenti, struggenti, proprio veramente dolorosissime. Ecco le domande. Eh, no, no, sono assolutamente d'accordo e posso darti questa notizia in anteprima che stanno facendo la versione italiana dei, di quelle con le case troppo sporche che arrivano... Eh, l'ho visto! Eh, eh, ho qua. visto che passava sotto! E, e mi dicono che ci sono delle cose pazzesche dentro, quindi questo che lo prima. dico. Allora, eh, qui abbiamo, cominciamo, due... Ehm, Domande, una più seriosa e l'altra meno, dovrai capire qual è la più seriosa. La prima è: hai dei riferimenti, ha dei riferimenti letterari per le sue opere, la seconda è: Un posto al sole, lo guardo anch'io, è una fonte di ispirazione, non so quella più seriosa. Dimmi tu. Iniziamo da un posto al sole: <ride> e, Un posto al sole, non lo so, secondo me. Ehm, tutto eh, per chi scrive, tutto è fonte di, fonte di ispirazione. Non esiste alto o basso. e, e Questa è una regola anche che io eh, applico su mia figlia, per esempio, che, che appunto ha dieci anni. e eh, Non le ho mai detto non guardare o non fare questi giochi, non stare su TikTok ora sta sempre su TikTok perché secondo me. Eh, eh, anche quelle sono forme di racconto e sono sollecitazioni, quindi uno non può pensare che i bambini, soprattutto, eh, debbano non so, leggere per forza, leggere soprattutto quello che gli diamo noi. Lei a un certo punto invece vuole leggere i libri delle YouTuber, allora perché io dovrei dire no? Il fra l'altro, io l'ho letto, era molto carino perché era una storia d'amore. Eh, eh, è un inizio, un avvicinamento a, 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 ai libri, alla letteratura, perché mettersi in mezzo e dire no, questa non è libro non, non sono libri e dargli che ne so, piccole donne, quando vorrà leggerà anche piccole donne, però io credo molto che eh, i percorsi sono personali, quindi ci deve essere una, una, libertà per, eh, una libertà diversa per ogni generazione, anche di accogliere degli stimoli che noi non possiamo assolutamente capire, ma eh, non dobbiamo vietare, fra eh, l'altro aneddoto, mentre invece... Io sono così, purtroppo Svetlana non la pensa come me <ride> e un, mi è venuto, perché Svetlana, mia figlia, gli controlla anche il telefonino, cosa che io non faccio mai <ride> e, e allora lei per esempio una volta di recente mi ha detto io ti devo parlare perché mia figlia si chiama Agata, Agata guarda delle cose brutte sul telefonino, delle cose, dico Dio. Ho preso un accidente, dico, ma in che senso cose brutte? Dice: no, delle cose proprio non della sua età. Continuava. Dice: ragazzi che fanno cose, dico: ma cose, che cosa guarda il collegio? Dico: Ma scusa. <ride> dice, perché durante il collegio si baciano? Dico, ho capito, ma lasciala campare, eh, eh, ecco. Però ehm, a parte questa digressione, quindi eh, lo spunto è da tutto, è, è da dal programma più trash, appunto 90 giorni per innamorarsi, a alla vita reale, a tutto, secondo me è cultura e è racconto. Non sopporto lo sguardo altezzoso di chi eh, considera solo uh, diciamo degna di attenzione la letteratura alta, addirittura i classici e basta, e invece dal punto di vista così di, di scrittori proprio io ho, ho un grandissimo amore per la scrittura italiana, secondo me, eh, per la letteratura italiana secondo me in questo momento è una letteratura ricchissima Piena di, 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 di talenti, eh, ci sono tantissimi scrittori proprio e, e, e molto distinguibili, non, uh, molto originali. Eh, un mio idolo, diciamo, un mio grande riferimento è questa scrittrice americana che si chiama Joyce Carol Oates, che ha 85 anni e che è diciamo, la scrittrice più contemporanea e moderna che, che ci possa essere. Eh, molto più contemporanea dei diciassettenni, e lei, per esempio, fra le tante cose che ha scritto, ha scritto questa finta biografia su Marilyn Monroe, che è, che è un capolavoro assoluto, dove eh, fa un'operazione eh, stranissima, geniale, perché poi lei eh, scrive molto. Quindi, lei ha pubblicato, fra l'altro, eh, fisicamente è eh, molto particolare, diciamo. insomma... Sembra uscita da, da, da un orro. Da un film gotico. Eh, sì. Esatto, da un film gotico per non essere. Eh. E, mm, e lei, eh, dopo 100 libri, tre anni fa, è uscita eh, questo memoir eh, che si chiama Formazione di una scrittrice. I, miei, i, i paesaggi perduti. Dove lei, dopo aver scritto 100 romanzi, racconta finalmente qualcosa di sé. E quindi tu capisci da dove deriva questo immaginario incredibile di questa donna e capisci tutti i legami. Tutto, è molto interessante, io ve lo consiglio se avete letto i suoi romanzi. Però eh, leggendo quello io ho avuto un'illuminazione e ho capito che il suo romanzo più autobiografico era quello su Marilyn Monroe perché lei rende Marilyn se stessa e infatti leggendo il eh, 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 libro di mille passapagine, ma vi assicuro un capolavoro assoluto, e non è solo che la rende normale, perché sarebbe banale no? la, la donna comune, no, lei fa di più, la rende se stessa, la rende sé. E, e quindi è un romanzo è, per me, è il suo romanzo autobiografico. E poi ha scritto un altro capolavoro assoluto che è Sorella, mio unico amore, ispirato a un fatto di cronaca eh, però tutto rielaborato eh, che era quella bambina, eh, Miss Reginetta di Bellezza che trovano in Texas mi sembra, uccisa a quattro anni e, e lei... Caso che è rimasto insoluto, perché a un certo punto si è fatto avanti un pedofilo che diceva sono stato io, però in realtà non, non è mai stato, mi sembra del 89, 90, non mi ricordo, e non, è, non è stato mai risolto questo caso, è un cold case proprio. E lei fa questo grandissimo romanzo, ma vi assicuro un romanzo grande quanto pastorale americana di Philip Roth. E alla fine, no, tanto non, non spoilerò niente: ehm, diciamo, lei eh, eh, immagina, racconta che è la madre che l'ha uccisa, e che, non, che è una libertà eh, fino a un certo punto, perché è anche un'analisi sociale profondissima, perché di fatto quella bambina lì che era. Eh, ora, io, se voi vi andate a vedere la, le foto, è proprio come quelle reginette di bellezza che si vedono ora, no? bambine che, che, americane che poi le hanno fatto vedere in televisione, quindi con tantissimi capelli, sembrano delle bambole con le ciglia finte. E, eh, in qualche modo la famiglia che ha, ha, ha reso quella bambina così, l'ha resa bambola, la, 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 ne ha fatto un oggetto, e, e, e le ha tolto l'infanzia, in qualche modo veramente l'ha uccisa. Quindi lei si sì, inventa che, che l'ha uccisa la madre, però questa è anche una metafora di quello che, 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 che ha fatto una famiglia sicuramente. Allora, visto che abbiamo un po' di domande, adesso devo rispondere breve. Sì. Questa è molto bella. Tutte le storie sono raccontabili? Secondo me sì, dipende da chi. Cioè, nel senso, io, tante storie, io posso raccontare solo alcune storie e così, ognuno ha, uh, può raccontare delle storie. Per esempio, io non posso raccontare le storie d'amore, non sono capace. Quanta visione cinematografica c'è nelle tue storie? No, non lo so, io ormai più vado avanti e più penso che il cinema eh, eh, sia la cosa più lontana dalla letteratura. Cioè la letteratura si può permettere di andare avanti e indietro nel tempo. Della pagina, cioè il cinema ha delle regole che per me sono odiose. Ora, eh, cioè, proprio ci sono i manuali. Mi, mi dilungo un secondo. Sì, sì, posso? No, spe specifico il fatto che Teresa è stata sceneggiatrice, no, ha sceneggiato. Per pochi, no, per pochissimo però... tempo. No, sono stata sceneggiatrice, poi mi sono stufata, <ride> sono stata sempre scrittrice. No, perché mi dava fastidio. C'erano delle regole. Per esempio, la regola che il personaggio durante la storia, durante il film, deve crescere. E questo per me è qualcosa di insopportabile, oppure devi imparare qualcosa e questa è una um, regola per me insopportabile perché non corrisponde, non corrisponde alla vita. Nella vita, per fortuna, quello che noi possiamo fare è regredire 300 volte al giorno, cioè essere e diventare adulti 300 volte al giorno, non c'è. Quella eh, finzione del momento di passaggio, il momento in cui si diventa adulti, non è vero, sono milioni i momenti in cui si diventa adulti per fortuna, e milioni i momenti in cui si, si, si torna indietro e, e, e questo la letteratura per fortuna si può permettere di raccontarlo, si può permettere di raccontare questo avanti e indietro, questo ribaltamento di ruoli cioè siamo madri, siamo figlie con le nostre figlie, mia figlia era, era mia madre quando è stata mia madre, quando aveva tre anni in certi momenti quindi ecco, eh, questa, questa costruzione questo artificio eh, eh, per me era insopportabile la regola che eh, il personaggio deve crescere, deve imparare qualcosa e quindi non può rimanere uguale dall'inizio alla fine. Ma perché? Cioè ci sono persone, ecco, pensiamo a Pinocchio, pensiamo a Cristina Daveda, che rimangono identici per tutta la vita, la loro ossessione è rimanere identico. Non possiamo raccontarlo, se no ci raccontiamo tutti uguali. E poi eh, un'altra regola che mi dava molto fastidio era la. Mh, la risoluzione del conflitto, cioè alla fine delle storie, il finale ti deve mettere davanti le persone, insomma, devono risolvere. E anche questo è un artificio, è fasullo, perché è lontano dalla realtà. Nella vita, eh, quando mai eh, cioè la risoluzione dei conflitti o, o il faccia a faccia? Il più, la maggior, la maggior parte delle, delle nostre situazioni emotive rimangono aperte, ma anche solo se pensiamo ai nostri morti, ma io quante cose ho, avrei da dire, da rinfacciare anche ai miei morti e questo io lo posso fare in letteratura, li richiamo e, 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 e gli scarico addosso e ci litigo ancora, ecco, e, e il cinema ti impone delle regole che, che sono proprio per me la negazione della letteratura. Una delle tematiche che affronti è l'adolescenza. Quali sono secondo te i bisogni degli adolescenti oggi? No, non lo so. <ride> non sapevo nemmeno quali erano i miei bisogni di adolescente. Figuriamoci se so quali sono i bisogni degli adolescenti oggi. Guardo, li guardo, ascolto, eh, cerco sono curiosa e quindi questo è il mio contributo, però non ho, nessuna, non ho capito niente. Allora, qui ci sono una serie di domande, te le faccio un po' a raffica. Consigli di letteratura italiana contemporanea, eh, ovvero nomi. No, è, è la domanda, eh. Allora, vi consiglio Jonathan Bazzi, Febbre. Vi consiglio Sandro Veronesi, Col colibrì, che ha vinto il Premio Strega. Poi vi consiglio, vi consiglio libri recenti. Eh, C'è un altro libro meraviglioso è uscito per Enaudi, Svegliami a mezzanotte, mezzanotte di Fuani Marino. Ma ce cioè, ne sono tantissimi. È uscito ora un libro, un libro piccolissimo sulla matematica eh, di, Chiara di Chiara Valerio, eh, che in realtà è. La, di la sua storia di formazione, cioè lei, lei mette la sua biografia, eh, lei che, che, che poi è, un, è una studiosa, cioè si laurea in matematica, ma poi si darà la letteratura. E, e, e quindi prende la matematica e la fa elemento della, di una storia di formazione. Libro straordinario che sta, andato, sta andando benissimo. Eh, vi consiglio Michela Murgia, sempre, tutti i libri di Michela Murgia poi Beh, ne, ne Valeria Parrella, ma posso continuare? Perché io sono una grande appassionata di letteratura italiana. E allora, un po, di cose, un po' di queste domande le abbiamo ah, già poi risposte. Poi vi vorrei consigliare una cosa meravigliosa. Vai. Un fumetto. Vai. Ah, io vi voglio consigliare questa fumettista. Posso? Certo. Che altre domande ci sono? No, ce ne sono. Vai, vai. vai. Ah, no, perché... Datemi due secondi per consigliarvi... Questa ragazza eh, che si chiama Fumetti Brutti in Arte, Josephine Signorelli e tra poco a fine ottobre esce il suo terzo libro che si chiama Anestesia. Eh, è una fumettista, sono graphic novel le sue. La prima si chiamava Romanzo Esplicito, la seconda P la mia adolescenza trans. E lei è una ragazzina, io l'ho conosciuta, dunque ora ha 24 anni, è di Catania l'avevo intervistata uh, per il primo libro mm, e lei ha fatto anche un esperimento antropologico enorme a proposito di eh, cosa vogliono gli adolescenti oggi ecco ce lo dicono loro perché è successo questo che Josephine um, Feltrinelli, è pubblicata da Feltrinelli la scopre su, sui social perché lei Appunto, da Catania soffriva, era sola, insomma, depressa, ha cominciato a, far, a disegnare questi fumetti e a raccontare le sue storie d'amore. E tutte le ragazzine sono impazzite, si sono identificate in lei, in questa bionda. Poi si disegnava in un determinato modo: ma anche storie molto dure, di, 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 di violente, di sofferenza. Eh e tutte le ragazzine si sono identificate, quindi fa questo primo libro, come vi ho già detto, un romanzo esplicito. Dopo due anni esce la mia adolescenza trans, cioè lei racconta che è un trans, che si è operata e quello che succede è che non cambia niente, tutte le ragazzine continuano a identificarsi. Quindi eh, diciamo che gli adolescenti sono messi meglio, molto meglio di, di, di noi, della nostra generazione, e, e lei, vabbè, lei è grandiosa, ma quello che, che dice lei, quello che, che, che in qualche modo ha raccontato lei è che lei da quando ha cominciato a disegnare si è, si è disegnata femmina e quindi tu sei quello che ti disegni. Cioè, di nuovo ritorniamo al discorso del racconto e della rappresentazione. E se ti disegni così bene in qualche modo, se tu ti ami, ti rappresenti con, con questa um, eh, eh, fiducia, se vuoi, <ride> e, eh, anche gli altri eh, vengono dietro e ci credono, e non importa cosa sei nella realtà, se maschio o femmina, perché il tuo racconto tu dici che sei una femmina. E quindi tu sei una femmina e, e per me lei oggi è, ripeto, il 29 ottobre esce il suo libro, io le ho fatto la fascetta, sono molto orgogliosa e mh, per me oggi lei è l'artista italiana più importante, artista, scrittrice, tutto. Andate veramente, leggetela perché, perché vi spalanca un mondo molto... Molto dura, molto... c'è tanto sesso, c'è violenza, però tantissima, anche tantissima tenerezza. E, e vabbè. Poi vabbè, ci sono due domande a cui abbiamo già risposto, perché credi che la letteratura possa traslarsi nelle piattaforme social? Abbiamo già detto di sì, e anche dei, dei tuoi modelli abbiamo già parlato, e poi come proporre il romanzo alle giovani generazioni? In, eh, eh, in questo modo, attraverso io non lo so se sono ancora in, cioè io ormai sono fuori. Ma eh, attraverso i romanzi di Josephine per esempio, lei appunto eh, arriva ai ragazzi. Ora, mia figlia è ancora piccola, però tra, po', cioè, sì, tra, un, po', tra un po' gliela faccio leggere. E questo mi sembra, e, e sono molto felice che mia figlia abbia questi strumenti questi libri per poter crescere per, per poter affrontare l'adolescenza magari ce l'avessi avuti io eh, magari avessi avuto la mia Josephine Signorelli e quindi eh, sono questi libri ma se li scelgono loro perché non è che eh, cioè se noi non riusciamo ad arrivare a, agli adolescenti insomma è, è anche normale credo, N non c'è niente di più fastidioso, ora vado contro quello che scrivo io non c'è niente di più fastidioso di, di, di noi vecchi che scriviamo di adolescenza <ride> e, e io lo faccio perché non è, 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 è un racconto comunque fasullo, la, noi scriviamo della nostra adolescenza e quindi c'è un carico di nostalgia che ovviamente nei libri di Josephine non c'è per esempio, quello è il racconto in presa diretta, quello che dicevo prima delle youtuber, ora no, non stiamo a guardare il valore letterario che poi quello ce lo... Lo vedremo fra cent'anni, però mi interessa molto sfogliando questi libri che ha preso mia figlia: che è il racconto dell'adolescenza in presa diretta da dentro, con tutta la grazia, la tenerezza e senza nostalgia, ovviamente, quella che invece mettiamo noi, anche viene in mente con tutto il rispetto, però quando Muccino. Eh, eh, racconta ancora a ah, 50 e passani dell'adolescenza è insopportabile perché non, 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 non sono i ragazzi o anche grandissimi artisti, ma siamo sicuri che rimane, rimane qui, eh. ah, ok però dico: eh, eh, no, che sono bellissimi, sono film stupendi. Sono film meravigliosi, eh? cioè che significa sei live? Ah no, stavo dicendo, i, i film di Muccino sono film bellissimi e, e lui racconta la giovinezza con nostalgia e quindi come faccio io del resto e quindi si sente questa nostalgia, e, ma anche Giovanotti per esempio, che è un artista immenso. Eh, racconta, racconta la giovine. Infatti, Giovanotti ha fatto un video su un film eh, di Muccino <ride> che era il video musicale l'estate addosso. E che però c'era qualcosa di geniale. Ma non si può togliere questo streaming. <ride> allora c'era una cosa geniale che un gruppo di ragazzi il falò sulla spiaggia, fra l'altro, io mi permetto di dire che io non lo so se oggi i ragazzi fanno sti falò sulla spiaggia, eh, però eh, è un dubbi, è un mio, era un mio dubbio. Quindi, c'erano questi qui adolescenti eh, è vietato, eh, eh, per esempio, vabbè allora, questi adolescenti ne, eh, falò sulla spiaggia, chitarra, così è, eh, ripeto, vorrei andare sulle spiagge italiane a vedere a trovare tutti questi falò e chitarre. Però mh, Stavano lì con la chitarra e cantavano di notte, e falò certo, <ride> facciamo pure di giorno. E la cosa geniale, meravigliosa, è che Giovanotti si mette lì che canta quella chitarra, però evidentemente a un certo punto ha detto forse c'è troppa di. perché quelli avevano 17 anni quindi si fa un po' trasparente, tipo fantasma. Allora, andatevelo a vedere il video perché è molto interessante. Ci sono tutti, tutti normali e, e lui un po', un po' sfumato, cioè... Un po' già morto, diciamo. Esatto, fra l'altro è la rappresentazione della morte, cioè... È... <ride> Quindi sembra che lui sia morto e canti per eh, questi adolescenti. E a un certo punto, alla fine, il ragazzone si allontana sempre un po' fluo. <ride> quindi morto si allontana dal falò e lascia in primo piano delle scienze, e qui, e quindi io. Un video stupendo! <ride> e, e, e però. Cioè no, però, sicuramente, volutamente loro hanno messo in scena la morte. <ride> e, e, e quindi mh, ora, lasciando perdere. Questi che sono grandi artisti, e, però eh, dico: eh, i giovani invece la raccontano in un altro modo. Eh, mentre loro raccontano Falò, eh, Josephine ci racconta che nel frattempo lei insomma, <ride> è diventata femmina, è diventata maschio. Fra l'altro, e poi chiudo il discorso: mentre Virginia Woolf con Orlando aveva bisogno ha avuto bisogno di secoli, no? Orlando diventava maschio e femmina nell'arco di, di secoli perché non poteva. E allora arrivano questi: questa nuova generazione arriva e ci racconta che invece contrae il tempo: cioè, si può diventare maschio, femmina, giovane, vecchi, tutto nell'arco di non so, una settimana, ma anche un giorno. Io rivendico questa, questa tempistica del giorno che uno può essere. Bambino e adulto a, a, a ore diverse. E, a me, vabbè, io ho una passione anche per Achille Lauro, per esempio, <ride> e, e, che anche lui racconta benissimo i, i, i ragazzi. e Lui non, non farebbe mai un video col falò, però su questo. <ride> Io penso che sul falò ci possiamo salutare. Sì, ah. eh, sì c'era. Eh, guarda, allora ti lascio l'ultima eh. domanda. Perché allora hai parlato di real time, ma eh, se hai visto cortesia per gli ospiti, la Teresa Ciabatti, de, la più amata, è una Xaba, no <ride> allora, pensa che il mio sogno, i cortesia per gli ospiti, lodio. Lo Però lo guardo, perché me lo mandano a qualsiasi, a qualsiasi ora. E mi irrita in un modo mostruoso, quindi il mio sogno è che vengano a casa mia e <ride> che io possa litigarci. Perché mi danno così fastidio che stanno lì, che criticano la casa, l'arredamento e la, la cosa. E proprio, mh, fra l'altro, poi è un programma televisivo, però mi, mi, cioè quella quel è veramente tutto artificio, tutta finzione, quindi... Mh, Vabbè, però sì, non ho una gran, lo guardo, ma non ho una gran passione. Però l'altro giorno mi è venuto in mente che eh, credo che siano anche re, cioè, queste regole di Bonton sono totalmente fuori tempo. E, e non so quanto oggi. E, no, è vero, però certo. Cioè quando loro, c'è un momento bellissimo che loro, perché proprio le regole di Bonton dai manuali, è che è il momento della conversazione, beh è splendido perché sono delle conversazioni cioè, da prendere appunti sul vuoto, non si dicono niente, interrompono, o interrompono ogni, ogni dialogo, cioè non approfondiscono niente, rimane tutto in superficie, tutte, tutte convenevoli, quindi... Cioè il contrario dell'umanità, dell'approfondimento, de, della, dell il contrario di quello che, che noi stiamo cercando anche volendo di trasmettere, no? E che, che le nuove generazioni ce l'hanno questa voglia di raccontarsi. No, lì te lo legano perché il bonton diceva che, per esempio, a tavola non si può parlare, ecco. E quindi eh, l'odio è, è meravigliosamente fuori tempo. Perfetto, allora io ringrazio Teresa Ciabatti, grazie a voi, grazie a tutti e buona serata.